Il digital divide in realtà esiste sia per generazioni, chiaramente la generazione nativa digitale è quella più abituata a utilizzare tecnologie di questo livello, pensiamo al fascicolo sanitario elettronico e a tutte le derivazioni di questo, però noi diciamo, ci stiamo impegnando anche per accompagnare a una maturazione digitale quelle generazioni che non sono native appunto digitali, con programmi specifici di formazione e anche con punti sul territorio di accesso e aiuto alla digitalizzazione, penso per esempio alle farmacie dei servizi, ma non solo. E poi c'è un digital divide invece per quello che riguarda proprio la nostra, diciamo, la nostra penisola, la nostra sanità nazionale, perché oggi il problema principale, a mio giudizio, della nostra sanità pubblica è quello della disomogeneità. Noi crediamo in un sistema che possa in futuro offrire le stesse opportunità indipendentemente da dove uno risieda, e quindi per questo obiettivo occorre maturare e mettere in campo investimenti soprattutto nelle zone più deboli del nostro paese.